pretendere un reddito di cittadinanza o di solidarietà o di garanzia. Certo è che questa Assemblea e credo anche la Giunta non può negare che il tema alla fine è però entrato nel dibattito e a distanza di 2 anni dal nostro insediamento è diventata una questione centrale. Anche in seguito al protocollo del nostro atto 1 anno e mezzo fa circa, che effettivamente ha fatto in modo che anche la maggioranza prendesse una posizione. Molti in quest'Aula credo conoscano anche il progetto di legge nazionale, quindi la misura di reddito di cittadinanza intesa dal Movimento 5 Stelle come un tema di particolare efficacia, come un tema innovativo. Immagino che altri abbiano invece magari soltanto l'intento di approvare un provvedimento, qualunque esso sia, per poter dire di averlo fatto, e ci saranno ancora altri che lo vedono addirittura come un provvedimento ostile, quindi non in linea con il loro pensiero. Io non mi sento certamente di demonizzare chi si contrappone a un progetto di legge con sue ricette diverse, per certi versi alternative, però certamente mi sento di disapprovare chi addirittura non vuole una misura di reddito di cittadinanza, ma cerca delle volte di dare una sembianza di una misura simile a qualcosa di diverso, che tuttavia però ha qualche elemento in comune. Noi ci siamo spesi sul tema del reddito di cittadinanza presentando all'inizio una risoluzione che ne chiedeva l'urgenza, poi riversata in un atto della maggioranza. Ci siamo spesi presentando per primi poi un progetto di legge che appunto è stato purtroppo non è stato possibile discutere, però tramite gli emendamenti che abbiamo presentato in commissione e che anche oggi presentiamo ricorda alla maggioranza quali erano i punti cardine del reddito di cittadinanza che volevamo per i cittadini emiliano-romagnoli, ossia una misura che non prevede una forma di elemosina, che non prevede una forma di assistenzialismo o una misura semplicemente caritatevole, ma una misura che volta a rendere effettivo ed efficace il diritto al lavoro. Una misura quindi di sostegno in un paese che, come è stato ricordato, a differenza di altri paesi europei, non prevede ancora forme continuate di sostegno per persone che siano state espulse dal processo dal lavorativo, dal mondo produttivo o che appunto addirittura non siano mai entrate nel mondo produttivo. Quando abbiamo analizzato quindi in commissione il progetto di legge proposto dalla maggioranza, come definito reddito di solidarietà, avevamo già una riflessione avviata da lungo tempo e quindi delle proposte che erano state fatte, delle proposte sostanziali. Allora certamente l'iniziativa c'è stata, siamo davvero aperti al dialogo e al confronto su questo tema, perché è bene anche ricordarlo, il reddito di cittadinanza o comunque anche questa forma di reddito di solidarietà non ci risulta che rientrasse nel programma elettorale della maggioranza di questa legislatura e quindi siamo perlomeno soddisfatti di poter dire di aver portato il tema all'attenzione e di aver fatto aprire gli occhi alla maggioranza. Quando il governo, per inseguire invece il Movimento 5 Stelle a livello nazionale, ha reso disponibili risorse per la povertà, purtroppo poche in rapporto alle reali necessità, in commissione abbiamo con un emendamento a un atto della maggioranza siamo riusciti a vincolare le risorse a favore della misura intesa come reddito di cittadinanza. Restano certamente tanti punti di non contatto. Il fatto, ad esempio, che qualsiasi forma di indennità assistenziale, per esempio per le persone con disabilità, o peggio, ammortizzatori sociali o indennità connesse alla disoccupazione, siano incompatibili con il reddito di solidarietà e quindi escludano di fatto una reale forma di integrazione al lavoro di questo strumento e impediscono quindi l'accesso allo strumento per molti altri possibili fruitori. E poi c'è una fotografia che è stata accennata prima di me, una fotografia importante, quella che ricorda un raddoppio dei cittadini italiani che sono considerabili con la definizione che ormai normalizziamo di poveri e che raggiungono ormai quasi la popolazione dell'Emilia-Romagna, quindi ben più che un esercito, un intero territorio di poveri a cui dobbiamo per forza pensare a dare non soltanto un sostegno ma una possibilità di rientro, di dignità e quindi di autorealizzazione, di autonomia, non soltanto di assistenzialismo all'interno della nostra vita sociale, occupazionale e anche culturale. Questa fotografia non è una fotografia grave, è una fotografia urgente, su questo credo siamo stati sempre tutti d'accordo in commissione, in udienza conoscitiva, lo saremo oggi, sono convinta, eppure dovremmo essere anche d'accordo nel dirci che questo progetto di legge presentato dalla maggioranza non risponde al bisogno rappresentato da questa fotografia.
È un primo passo che non risponde certamente al bisogno di una fotografia così grave e così urgente. La popolazione povera è in aumento, anche la popolazione quasi povera è in aumento, perché si può essere poveri anche in Emilia-Romagna con una casa ed un lavoro, quindi si può avere una casa di proprietà, si può avere un lavoro addirittura, eppure si può essere considerati poveri o quasi poveri. La povertà a questo punto purtroppo è diventata una prospettiva, è diventata una prospettiva reale, è diventata una prospettiva normale. Anche i vari contratti atipici hanno creato dei poveri atipici. Poi certamente con la normalizzazione, con l'idea che percepiamo normalmente i contratti atipici, beh, anche quei poveri sono diventati normali, quindi è diventato normale cominciare a pensare che esiste il concetto di maloccupazione, il concetto di povertà e il concetto di quasi povertà pur accompagnata appunto ad una residenza, all'appoggio in una casa e ad un lavoro. La parola maloccupazione la dobbiamo avere ben presente, perché corrisponde ad una condizione reddituale che appunto è connessa anche con l'essere occupati. È un fenomeno nuovo che si traduce nel concetto di lavoro povero, che è chiaramente presente nei dati che mostrano sì una disoccupazione statistica in calo, ma che evidenziano certamente anche un incessante impiego dei voucher, la ripresa del ricorso a contratti a tempo determinato, oppure peggio di questi, le partite IVA obbligate, e che nello stesso tempo rivelano che non cresce il PIL, non cresce il reddito delle famiglie. Quindi una fotografia che ci mostra una regione che ha necessità urgente di dare delle risposte ad una situazione così grave, perché il reddito da lavoro, incredibilmente, gravemente, pur essendo una priorità e come deve essere una priorità, credo, di tutta l'Assemblea legislativa e della Giunta, però il reddito da lavoro non rappresenta più la strada principale per uscire dalla povertà. Questo è un cambiamento di gravità incredibile che probabilmente anche soltanto fino a una decina d'anni fa non era prevedibile, immagino neppure dai sociologi e non certamente forse dalla classe politica. Eppure adesso, pur avendo ancora prioritaria certamente l'inserimento lavorativo e l'aumento dell'occupazione, però un'occupazione che abbiamo detto a volte è mala occupazione, anche il reddito da lavoro non rappresenta una possibilità definitiva per uscire da una condizione di povertà o di quasi povertà. Su questo fatto occorre ragionare. Abbiamo letto anche la ricerca commissionata dalla Giunta all'Università di Modena, che dice appunto delle cose, insomma, rileva dei dati molto importanti e lo fa in un modo molto, molto sensato, e dice appunto anche che in Veneto e in Lombardia la situazione è ancora un po' diversa. Quindi che cosa abbiamo davanti? Abbiamo davanti un primo passo che però deve avviarci tutti a un ripensamento complessivo delle logiche di welfare. Noi siamo convinti che le politiche regionali di contrasto alla povertà e per l'occupazione debbano anche essere inserite in una logica integrata, certamente con le misure nazionali, ma anche con le misure europee. E proprio per questo, quindi, siamo certi che un palliativo ancora limitato, come quello che viene proposto oggi, appunto non sarà definitivo. Però se tutti ragioniamo con serietà, ad esempio attorno all'utilizzo delle risorse europee e ad un ridisegno del welfare regionale, di cui questo può essere visto soltanto come un primo piccolo tassello sperimentale da verificare, come chiediamo ufficialmente oggi, ad un anno dall'approvazione, in modo da capire che cosa avrà funzionato e cosa avrà funzionato meno nel procedimento, forse raggiungeremo una consapevolezza maggiore di come integrare le politiche e le misure significa in primo luogo appunto interrogarsi su che tipo di welfare possiamo dare, che tipo di welfare possiamo contribuire a ridisegnare insieme, capire se sia possibile anche riprogettarlo, trasformare i tanti interventi che lo compongono in una logica nuova, anche con interventi che possano poi essere sostitutivi di interventi che di fatto ci sono già in questa regione, sono già presenti, ma sono dispersi in tanti rivoli che nessuno ha mai pensato, ha mai per adesso provveduto ad accorpare in un unico procedimento. Noi abbiamo ad esempio guardato uno studio, ma insomma esemplificativo poi di altri, che ricorda, questo in realtà è del 2013, non è recentissimo ma non è neanche perso nel passato, e ricorda, dice che più o meno in Emilia-Romagna per interventi e servizi sociali si arriva a una spesa di 500 milioni per i comuni. 500 milioni sono anche di più rispetto a quanto noi ipotizzavamo per un vero reddito di cittadinanza regionale, sono circa il doppio di quanto ipotizzavamo. Allora noi crediamo che se c'è il coraggio, se c'è la volontà politica di
inaugurare, di varare un vero reddito di sostegno, un vero reddito di garanzia e di inclusione anche lavorativa, si parta anche da tutti quei mille rivoli in cui già tanti provvedimenti sociali sono in qualche modo dispersi e mai accorpati, mai ottimizzati, mai appunto riprogettati, ridisegnati in una nuova forma di welfare, ed ecco che lì avevamo già tutti i fondi possibili e disponibili per inaugurare e varare un vero reddito di cittadinanza, che sarebbe stato una soluzione effettiva senza bisogno di questo che io considero un anno di sperimentazione. Noi chiediamo che appunto tra un anno si ritorni in aula e si facciano le dovute verifiche rispetto al reddito di solidarietà proposto oggi dalla maggioranza, e a quel punto di fatto non c'era bisogno, anche inserendoci certamente, integrandoci con misure nazionali ed europee, non c'era bisogno di molto altro se non andare appunto a ridisegnare cose già disponibili. Affrontando il merito del provvedimento, vediamo anche parti che sono state recepite o comunque un impianto che non è completamente dissimile da quello che era la nostra proposta di un anno e mezzo fa. Per esempio c'è la compresenza degli strumenti di attivazione sociale, di supporto all'inserimento lavorativo, di indennità economiche. Si insiste sull'integrazione di ruoli e di funzioni fra comuni e centri per l'impiego. E poi nella stessa articolazione del provvedimento in principi e disposizioni generali e in un successivo regolamento che affronti e sciolga anche le complessità della legge, noi rinveniamo in ogni caso l'accoglimento di una serie di proposte di sostanza che erano lo scheletro e i principi cardine perlomeno del nostro progetto di legge. Le categorie dei destinatari però sono nella migliore delle ipotesi ancora una piccola estensione dei beneficiari del SIA nazionale. Quindi questo è un punto che noi vediamo criticamente, perché nonostante l'impianto di fondo previsto dal progetto del Movimento 5 Stelle sia ripreso, però al di là dell'architettura interna e di alcuni blocchi concettuali di cui rendiamo merito perché sono stati effettivamente accolti, per gli strumenti di attuazione, per il processo, eccetera, per le specifiche, secondo noi ci sono ancora una serie di passi da fare che si potranno fare appunto anche verificando l'attuazione concreta. Un ultimo aspetto nettamente più evidente nel nostro progetto è sicuramente quello che riguardava anche il fatto che c'è, diciamo così, una maggiore attenzione da dedicare alla nuova povertà di chi anche ha già un lavoro, però analogie ce ne sono e poi ci sono anche profonde differenze. Allora, non soltanto il SIA nazionale, certamente applicato in questa regione, affronta un'estensione più piccola di quella a cui si rivolgeva potenzialmente il nostro progetto di legge. Una misura come il SIA non poggia infatti su una reale prospettiva di suo all'inserimento lavorativo, cioè alla vera fonte primaria, la prima fonte, ancorché non sempre sufficiente, di fuoriuscita da una condizione di povertà o di quasi povertà. Però diciamo così che il fatto stesso di considerare le indennità di disoccupazione come incompatibili con il reddito di solidarietà significa però escludere dall'intervento proprio le categorie di persone che più di altre potrebbero essere accompagnate da una seria attuazione di questo provvedimento all'uscita dalla condizione di povertà verso una condizione di lavoro dignitoso e sufficiente a mantenersi. Così il principale agente delle azioni dirette a fuoriuscire dalla povertà e ricostruire la propria dignità viene a volte abbandonato a se stesso. In altri termini, il provvedimento pensato dalla maggioranza rischia addirittura di risultare a volte non utilizzabile, non fruibile, ossia non speso, in una regione come la nostra caratterizzata da una forte presenza di persone povere fra i giovani e anche fra gli adulti. Il nostro progetto di legge, nella consapevolezza sia della gravità del problema, sia delle caratteristiche della povertà nella nostra regione, si prefiggeva di individuare un percorso diretto, di cui però noi oggi vogliamo vedere la presentazione del progetto di legge della maggioranza come un primo passo verso una riprogettazione del welfare che possa partire nella congiuntura più ampia delle forze politiche, anche tenendo presente le buone pratiche di cui alcune sono state esemplificate in udienza conoscitiva. Penso che questa sia una scelta comune peraltro a quanto è avvenuto in Trentino, a quanto è avvenuto in Alto Adige, a quanto sembra di leggere in filigrana all'inizio almeno nella legge del Friuli, a quanto è avvenuto in tutti i paesi europei che annoverano appunto nel proprio strumentario di politiche di coesione sociale, di inclusione lavorativa, strumenti che possono essere appunto reti di solidarietà, di garanzia, di inserimento. Una scelta che ci sembra anche in sintonia con le ambizioni che la Regione Emilia-Romagna ha avuto
fino a un certo punto, che oggi vogliamo credere non siano totalmente scomparse, se il risultato prodotto dai due gruppi consigliari di maggioranza però nei fatti possiamo dirci oggi che lo vediamo non come un'azione di supporto e sostegno a povertà e nuove povertà definitivo, ma come l'avvio di un discorso che vogliamo veder crescere giorno per giorno con precise scadenze per verificare l'efficacia e il funzionamento. Merita particolare attenzione a questo riguardo il fatto che per la maggioranza il reddito di solidarietà appunto è incompatibile con interventi economici che erano già classicamente orientati verso persone che non lavorano ma che avrebbero voluto lavorare. Prima citavo l'indennità di disoccupazione, questa è una scelta che appunto resta opposta non soltanto alla nostra ma opposta anche ad un ragionamento di buonsenso, di incentivazione e supporto all'occupazione. Quindi partendo anche dallo studio affidato all'Università di Modena, io credo che noi dobbiamo ripartire chiedendoci oggi quali sono le caratteristiche della povertà in Emilia-Romagna, quindi un posto dove abbiamo detto, e stando anche allo studio dell'Università, chi è povero lo è di più anche rispetto alle regioni confinanti, citavamo il Veneto e la Lombardia, se si eccettua effettivamente il Piemonte, una regione anche dove c'erano ambizioni, c'era una tradizione che si può ancora riprendere se la riflessione viene accolta da tutte le forze politiche, è un posto appunto dove a fronte della presenza di un lavoratore nel nucleo familiare in condizioni di povertà non si riesce a migliorare per nulla lo stato di difficoltà. Anche la condizione quindi anche dei poveri che lavorano è particolarmente grave e la nostra povertà in Emilia-Romagna ha quindi il volto di chi pur lavorando non ce la fa, perché il lavoro ancora paga poco, è precario e i costi del vivere sono altissimi. È anche alta la percentuale certamente di persone relativamente qualificate tra le persone in difficoltà, eppure lo studio svolto dall'università indica in qualche modo una strada. Esattamente come le nostre proposte volevano indicare un impegno all'agenda politica della Giunta. Allora, lo studio dell'università viene in parte smentito dalle scelte del progetto di legge presentato poi alla fine dalla maggioranza e in qualche modo anche gli impegni se di lungo periodo vengono disattesi. Infatti il PDL che oggi entra in aula ha accolto qualche modifica, certamente ha accolto qualche emendamento, noi altri li ripresentiamo nel corso della mattinata e ci teniamo ancora a pensare di poter modificare, di poter far convergere la maggioranza che in questo momento presenta un progetto di legge imperfetto o comunque non sufficiente a costituire una soluzione in un provvedimento serio e capace di percorrere una strada che non dia per scontata l'esistenza della povertà, questo ce lo siamo detti durante le varie discussioni, che non contribuisca in nessun modo a rendere una categoria in Emilia-Romagna quella del povero o a dirsi che c'è qualcuno per cui non si potrà mai fare nulla, che c'è qualcuno che non potrà mai veramente uscire dalla soglia di povertà, che non potrà mai essere davvero riavviato al lavoro, proprio perché ci siamo detti che appunto, e su questo l'abbiamo detto subito dopo il nostro insediamento e ci sembrava che la maggioranza ci seguisse, nessuno dovrebbe essere lasciato solo. Quindi se questo è vero, allora né si può categorizzare la povertà come normale in Emilia-Romagna, né si può pensare che chi lavora non riesca comunque a uscire da una condizione di difficoltà e neppure che si dia per scontato che ci sia qualcuno per cui non si potrà mai fare nulla. Allora, noi oggi riproporremo gli emendamenti che intervengono rispetto a singole scelte di sostanza proposte nella struttura, nell'impianto del nostro PDL, chiediamo quindi una radicale inversione di rotta, però a partire da una riflessione comune. I nostri emendamenti sono finalizzati, li vedremo poi dopo, a riportare l'intervento di contrasto della povertà e di attivazione sociale e lavorativa dei beneficiari ad un livello che sia consono a livello di una regione come l'Emilia-Romagna. Siamo consapevoli certamente che il progetto comporta un ripensamento del welfare regionale, ma siamo anche convinti che serva proprio a questo. Allora, concludo dicendo che immaginiamo forse una parziale sordità della maggioranza in questo, ma ugualmente non rinunciamo, ci sembra questa una battaglia da condurre fino in fondo, ossia l'intento di migliorare un provvedimento che in parte è insufficiente. Nello stesso tempo sappiamo che è un compito difficile, sappiamo che non si ridisegna un welfare in una giornata, anche se la discussione ormai
tra diciamo così, commissioni, discussioni piccole o allargate va avanti da un anno e mezzo circa, quindi questo è certamente un compito difficile e su questo chiediamo massima serietà. Non siamo in grado su questo di poter in nessun modo far calare l'attenzione, chiediamo massima serietà e massimo impegno e ci auguriamo che si possa fare ancora la discussione questa mattina su alcune caratteristiche di sostanza, che ci sia un'ora in particolare su una, su cui abbiamo presentato un emendamento nuovo questa mattina che riguarda appunto la soglia ISEE. E sul carattere sperimentale di questo provvedimento. La maggioranza l'ha ricordato con frequenza a parole, ha detto questo però ha carattere sperimentale, quindi è un avvio, su questo siamo d'accordo, è un avvio di discussione, è meglio che niente, ma dato che non possiamo accontentarci del meglio che niente, si parla marginalmente di sperimentazione, lo si fa all'articolo 4 inviando ad azioni di monitoraggio e alla clausola valutativa, però è un punto ancora scritto con una certa reticenza, reso anche meno significativo da alcuni interventi prodotti nel passaggio in commissione, eppure su questo punto non transigiamo. Se il carattere è sperimentale, che un esperimento sia e che si torni in aula da qui ad un anno per vedere come si è tenuto fede all'impegno di verificare l'efficacia e come questo progetto di legge, ancora oggi debole, possa essere parte di un percorso in cui tutti ci impegniamo per riscrivere il welfare in questa regione. Grazie.